Sweetie, how are you? All good. Well, I'm glad that everything is fine. And of course, now that we are together, it's even better, no? Yes, how was your day? Starts getting a bit hotter. I don't know if there as well. So today I want to do something similar but different. Different but similar to the other videos. So I have here a book with stories. But this book is in Italian, so I would like to read you something in Italian. I know that you won't understand most probably, but still just focus on the sound of my voice, the sounds of the words. And if you want, you can close your eyes, you can keep your eyes open as you prefer, and relax so you don't even have to think about what's happening. Just relax and try to be in a state, in a peaceful state. Okay? Okay. Giuffa è la statua di gesso. C'era una mamma che aveva un figlio sciocco, pigro e mariolo. Si chiamava Giuffa. La mamma, che era povera, aveva un pezzo di tela e disse a Giuffa: prendi questa tela e valla a vendere. Però se ti capita un chiacchierone, non gliela dare. Dalla a qualcuno di poche parole. Giuffa prende la tela e comincia a strillare nel paese. Chi compra la tela? Chi compra la tela? Lo ferma una donna e gli dice: fammela vedere. Guarda la tela e poi domanda: quanto ne vuoi? Tu chiacchieri troppo, fa Giuffa. Alla gente chiacchierona mia madre non vuole venderla. E va via. Trova un contadino. Quanto ne vuoi? 10 scudi. No, è troppo, 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 troppo. Chiacchierate, chiacchierate, non ve la do. Così tutti quelli che lo chiamavano o gli si avvicinavano, gli pareva parlassero troppo.
non la volle vendere a nessuno. Cammina di qua, cammina di là, cammina di qua, cammina di là, cammina di qua, cammina di là. Si infilò in un cortile. In mezzo al cortile c'era una statua di gesso e Giufale disse: vuoi comprarla? No, vuoi comprare la tela? Attese un po', poi ripeté: la vuoi comprare la tela? Visto che non riceveva nessuna risposta. Oh, vedi che ho trovato qualcuno di poche parole. Adesso sì che gli venderò la tela. E la avvolse attorno alla statua. Fa 10 scudi. 10 scudi. 10 scudi. 10 scudi. I make mistakes in Italian too. D'accordo. Allora i soldi vengo a prenderli domani. E se ne andò. La madre appena lo vide gli domandò della tela. L'ho venduta. E i quattrini? Vado a prenderli domani. Ma una persona fidata? È una donna proprio come volevi tu. Figurati che non mi ha detto neppure una parola. La mattina andò per i quattrini, trova la statua, ma la tela era sparita. Giufà disse: pagamela. E meno riceveva risposta, più si arrabbiava. La tela te la sei presa, no? E i quattrini non me li vuoi dare? Ti faccio vedere io allora. Presa una zappa e meno una zappa e meno una zappata alla statua di mandarla in, da mandarla in cocci. Dentro la statua c'era una pentola piena di monete d'oro. Se la mise nel sacco e andò da sua madre. No, mamma non mi voleva dare i danari. L'ho presa a zappate e mi ha dato questi. La mamma, che era allerta, gli disse: dammi qua e non raccontarlo a nessuno. And actually this one, this story is divided in small short stories about the same character. The character is called Giufà. So I'll continue with the stories of Giufà. Giufà, la lana, i ladri e le guardie. Una mattina Giufà se ne andò per erbe e prima di tornare in paese era già notte. Mentre camminava c'era la luna annuvolata e un po' sfacciava, un po' spariva, un po' s'affacciava e un po' spariva. Giufà si sedette su una pietra e guardava affacciarsi e sparire la luna e un po' le diceva: vieni fuori, un po', nasconditi, nasconditi. E non la smetteva più di dire: vieni fuori, nasconditi, vieni fuori, nasconditi, vieni fuori, nasconditi. Lì sotto strada c'erano due ladri che squartavano un vitello rubato e quando sentirono vieni fuori e nasconditi, si presero paura che fosse la giustizia. Saltano su e via di corsa e la carne la lasciano lì. Giufà, sentendo correre i ladri, va a vedere che c'è e trova il vitello sguardato. Prende il coltello e comincia a tagliare carne anche lui. Se ne riempie il sacco e se ne va. Arrivato a casa: mamma, apri. È questa l'ora di tornare, fa la mamma. Mi si è fatto notte mentre portavo la carne e
domani me la dovete vendere tutta, che mi servono i quattrini. E sua madre, domani te ne torni in campagna e io vendo la carne. La sera dell'indomani, quando Giuffà tornò, chiese alla madre: l'avete venduta la carne? Sì, e l'ho data a credito alle mosche. E quanto ci pagano? Quando ci pagano? Quando avranno da pagare? Per 8 giorni Giuffà aspettò che le mosche gli portassero dei soldi. Visto che non gliele portavano, andò dal giudice. Signor giudice, voglio che sia fatta giustizia. Ho dato la carne a credito alle mosche e non mi hanno più pagato. Il giudice gli disse: per sentenza, appena ne vedi una, sei autorizzato ad ammazzarla. Proprio in quel momento si posò la mosca sul naso del giudice e Giuffà gli menò un pugno da schiacciarglielo. Giuffà è la berretta rossa. A Giuffà il lavoro non andava a genio. Mangiava e subito usciva per strada a fare il vagabondo. Sua madre gli diceva sempre: Giuffà, così non si va avanti. Non tenti nemmeno di fare qualcosa. Mangi, bevi e vai a spasso. Adesso basta. O ti guadagni da te la tua roba o ti caccio in mezzo a una strada. Giuffà se ne andò al cassaro. Al cassaro. Per guadagnarsi la sua roba. Da un mercante pigliò una cosa, dall'altro un'altra, finché non si rivestì di tutto punto. E a tutti diceva: mi faccia credito che uno di questi giorni vengo a pagare. Per ultimo si prese anche una bella berretta rossa. Berretta rossa, berretta rossa, berretta. Quando si vide ben rimpannucciato, disse: ah, ce l'ho fatta, mia madre non mi dirà più che sono un vagabondo. Ma poi, ricordandosi che doveva pagare i mercanti, decise di far finta di morire. Si buttò sul letto: muoio, muoio, sono morto. E mise le mani in croce e i piedi a pala. La madre si mise a strapparsi i capelli. Figlio, figlio, che sciagura, figlio mio! Alle grida venne gente, si misero tutti a compiangere la povera madre. Si sparse la notizia e anche i mercanti vennero a vedere il morto. Povero Giuffà, dicevano, mi doveva, mettiamo, 6 tarì per un paio di calzoni, glieli rimetto e pace all'anima sua. E tutti venivano e rimettevano i suoi debiti. Quello della berretta rossa invece non gli andava giù. Io la berretta non ce la voglio rimettere. Andò a vedere il morto e lo vide con la berretta nuova fiammante in testa. Gli venne un'idea. Quando i meccamorti presero Giuffà e lo portarono alla chiesa per seppellirlo, gli andò dietro, si nascose in chiesa e restò ad aspettare la notte. Venne notte e nella chiesa entrarono dei ladri che dovevano spartirsi un sacchetto di denari rubati. Giuffà stava fermo nel suo cataletto e quello della berretta stava nascosto dietro la porta. I ladri rovesciano il sacco di denari, tutto monete d'argento e d'oro, e ne fanno tanti mucchietti quanti loro sono. Restava fuori una moneta da 12 tarì e non si sapeva chi toccava. Per non litigare tra di noi, dice.
dice uno dei ladri. Facciamo così. Qui c'è un morto. Tiriamo il bersaglio con la moneta. Chi lo piglia in bocca se lo tiene. Bello, bello, approvarono tutti. E si misero in posizione per tirare. Giufà, sentendo questo, s'alzò in piedi in mezzo al cataletto e con una vociaccia gridò: mordi, resuscitate tutti! I ladri lasciano i soldi e via di corsa. Giufà, appena si vide solo, corse ai mucchietti, ma in quel momento saltò fuori anche quello della berretta, pure lui con le mani tese sui denari. Se li divisero e restò solo una moneta da 5 grani. Giufà disse: questa me la piglio io. No, la piglio io. E Giufà: tocca a me. Vattene, è mia. Giufà prende uno spegnimoccoli e lo alza contro quello della berretta gridando: qui i 5 grani, voglio i 5 grani. I ladri piano piano stavano girando intorno alla chiesa per vedere cosa facevano i morti. Lasciarci tanti denari rincresceva a tutti. Origliano alla porta e sentono questo gran diverbio per 5 grani. Poveri noi, dicono. Quanti devono essere questi morti usciti dalle tombe? Gliene tocca appena 5 grani a ciascuno e ancora i denari non gli bastano. E via, gambe in spalle. Giufà e quello della berretta tornarono a casa, ognuno con un bel sacchetto di denari e Giufà con i 5 grani in più. Giufà e Lodre. La madre di Giufà, vedendo che suo figlio non se ne poteva far bene, lo mise a garzone da un taverniere. Gli disse il taverniere: Giufà, vai al mare e lavami quest'odre, ma bene, sai, se no le pigli. Giufà andò al mare con l'odre e lì, lava che ti lava, continuò a lavarlo per tutta la mattina. Poi si disse: ora come faccio a sapere se è ben lavato? A chi lo chiedo? Sulla spiaggia non c'era nessuno, ma in mezzo al mare andava un bastimento salpato ora dal porto. Giufà, tira fuori un fazzoletto e comincia a fare segni disperati, a gridare: ehi voi, venite qua, venite qua. Il capitano dice: dalla riva ci fan segno, accostiamo, chissà cosa vogliono dirci, avremo scordato qualche cosa. Vengono a riva con una scialuppa e c'è Giufà. Ma che c'è? Chiede il capitano. Mi dica, vossignoria, è ben lavato l'odre? Il capitano saltò in aria. Uno era e 100 si fece, prese un bastone e suonò a Giufà quante legnate poteva. E Giufà piangendo: ma come dovevo dire? Devi dire: signore, fateli correre, così ci rifaremo del tempo che ci ha fatto perdere. Giufà si mise l'odre sulle spalle calde dalle legnate e prese a camminare per la campagna ripetendo forte: signore, fateli correre, signore, fateli correre, signore, fateli correre. Incontra un cacciatore che prendeva di mira 2 conigli e Giufà: signore, fateli correre, signore, fateli correre. I conigli saltarono su e scapparono. Il cacciatore: ah, figlio di un cane, proprio tu mi mancavi, mancavi. E gli dà il calcio del fucile in testa. E Giufà piangendo:
Ma come dovevo dire? Devi dire signore, fateli uccidere. Giuffà, con l'odre in spalla, se ne andò ripetendo. Signore, fateli uccidere. E chi incontra? Due litiganti venuti alle mani. E Giuffà, signore, fateli uccidere. A sentire questo, i due litiganti si separano e si buttano contro Giuffà. Ah, infame, vieni ad attizzare la lite. E d'amore e d'accordo cominciano a picchiare Giuffà. Appena poté parlare, Giuffà, singhiozzando, chiese: ma come dovevo dire? Come dovevi dire? Devi dire, signore, fateli dividere. Allora, signore, fateli dividere, signore, fateli dividere, cominciò Giuffà, riprendendo il suo cammino. C'erano due sposi che uscivano di chiesa, allora, dopo le nozze. Appena sentono, signore, fateli dividere, lo sposo salta su, si toglie la cintura e giù frustate su Giuffà, gridandogli: uccellaccio di malaugurio, mi vuoi far dividere da mia moglie? Giuffà, non potendone più, si buttò per morto, e quando andarono per tirarlo su e lui aprì gli occhi, gli chiesero: ma che ti è venuto in testa di dire agli sposi? E lui: ma cosa dovevo dire? Dovevi dire: signore, fateli ridere, signore, fateli ridere. Giuffrà li prese l'odre e se ne andò, ripetendo quella frase. Ma in casa c'era steso un morto con intorno le candele e i parenti piangevano. Quando sentirono passare Giuffà che diceva: signore, fateli ridere, uscì uno con un bastone e Giuffà, quelle che non aveva ancora avuto, se le prese. Allora Giuffà capì che era meglio stare zitto e correre alla taverna. Ma il taverniere, che l'aveva mandato a lavar l'odre di prima mattina e lo vedeva tornare alla sera, aveva anche lui la sua parte di legnate da dargli e poi lo licenziò. Mangiate, vestitucci miei. Giuffà, scemo com'era, nessuno aveva per lui un gesto come dire di invitarlo o chiedergli se quella se vuol favorire. Una volta andò a una masseria a vedere se gli davano qualcosa, ma come lo videro così malmesso, gli slegarono contro i cani. Sua madre allora gli procurò una bella palandrana, un paio di calzoni e un giletto di velluto. Vestito come un campiere, Giuffà andò alla stessa masseria. Gli fecero delle gran cerimonie e lo invitarono a tavola con loro. E lì lo suppissarono di complimenti. Giuffà, quando gli portarono il mangiare, con una mano lo portava alla bocca, con l'altro se ne riempiva le tasche, i taschini, il cappello e diceva: mangiate, mangiate, vestitucci miei, che a voi hanno invitato, non me. Giuffà, tirati la porta. Giuffà doveva andare al campo con sua madre. La madre uscì di casa per prima e disse: Giuffà, tirati dietro la porta. Giuffà si mise a tirare, finché la porta si staccò dai gangheri. Lui se la caricò in spalla e andò dietro a sua madre. Dopo un po' di strada cominciò a dire: mamma mi pesa, mamma mi pesa. La madre si voltò: e che hai che ti pesa? E vide che teneva la porta di casa sulle spalle. Con quel carico fecero tardi, venne notte che erano lontani da casa e per paura dei briganti madre e figlio si arrampicarono su un albero e Giuffà teneva sempre la porta sulle spalle. Sotto quell'albero a mezzanotte ecco che vengono i briganti
spartirsi i soldi. Giufà e la mamma stavano col fiato sospeso. Dopo un po' Giufà comincia a dire sottovoce: mamma, mi scappa di fare acqua. Cosa? Mi scappa. Trattieniti. Non ne posso più. Trattieniti. Non posso. E falla. E Giufà la fece. I briganti, quando sentirono scendere acqua, dissero: tutto un tratto si è messo a piovere. Dopo un po' Giufà disse ancora sottovoce: mamma, mi scappa di fare un bisognino. Bisogno. Trattieniti. Non ne posso più. Trattieniti. Non posso. E falla. E Giufà la fece. I briganti si sentirono cadere addosso quella cosa e dissero: cos'è? Manna dal cielo, manna del cielo, o son gli uccelli? Poi Giufà, che teneva sempre quella porta sulle spalle, cominciò a dire sottovoce: mamma, mi pesa. Aspetta, ma mi pesa. E aspetta, non posso più. E lascio andare la porta che piombò addosso ai briganti. Pigliali, i briganti misero le gambe in collo e via. Madre e figlio scesero dall'albero e trovarono un bel sacco di monete d'oro che i briganti stavano spartendo. Portarono a casa il sacco e la madre gli disse: non dire a nessuno questa storia, che se lo sa la legge ci manda tutti e due in galera. Poi essa andò a comprare uva passa e fichi secchi, salì sul tetto e appena Giufà uscì di casa prese a fargli cadere manciate d'uva e fichi sulla testa. Giufà si riparò. Mamma, chiamò dentro casa e la madre dal tetto: cosa vuoi? C'è uva passa e fichi. Si vede che oggi piove uva passa e fichi, cosa vuoi che ti dica? Quando Giufà fu andato via, la madre tolse le monete d'oro dal sacco e ci mise chiodi arrugginiti. Dopo una settimana Giufà andò a cercare nel sacco e trovò i chiodi. Cominciò a sbraitare con la madre: dammi i soldi che sono miei, altrimenti vado dal giudice. Ma la madre diceva che soldi e faceva finta di non dargli ascolto. Giufà andò dal giudice: eccellenza, avevo un sacco di monete d'oro e mia madre mi ci ha messo dei chiodi arrugginiti. Monete d'oro? E quando mai hai avuto monete d'oro? Sì, sì, era il giorno che pioveva uva passa e fichi secchi. E il giudice lo fece mandare nell'ospedale dei matti. That's it. I finished this story. Actually, it was multiple stories, very short stories about the same character as I was telling you. How do you feel, my dear? Relaxed? A little bit? Oh, it's very good. I'm glad you are enjoying it. So, it's time for you to sleep, and I wish you a very, 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 very good night. Good night, good night, good night, and I will see you very soon in a new video, new video, new video. Leave me a comment below this video. And tell me if you liked it or not, or maybe if you want to see other type of videos, or you want me to read certain type of stories. Tell me whatever you want.
subscribed yet, and you're until here. What are you waiting for? No. I'll wait for you. See you soon. I'm sending you so many kisses. That the one day you will say stop it, too many kisses. Bye, dear. Bye. See you soon.